Da quanto tempo sentivate la mancanza di questa rubrica? Hi people of YouTube! Welcome back to a new episode of I mercatini dell'usato. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Oh, che bello! Siamo di nuovo in zona rossa, almeno nel mio caso, e non ci si può muovere, il che mi ha fatto pensare quanta roba ancora non ho mostrato di preso prima e dopo Natale. Tra acquisti e regali, beh, di cose ce ne sono. Facciamo un piccolo salto indietro molto prima di Natale. Fra i vari acquisti effettuati prima di Natale ci sono questi occhiali, che sono gli occhiali che proteggono dalla luce blu, e questi altri due paia di occhiali comprati a Rimini durante quest'estate. Stiamo parlando di molti mesi prima del Natale, ma visto che ho caricato il video delle vacanze estive, ho detto: è il momento di mostrarli effettivamente. Ma passiamo alla roba che a voi interessa seriamente. Ora, tutti gli oggetti che vi mostrerò non saranno in ordine cronologico, saranno prima, dopo Natale, durante Natale. Quelli magari un po' più importanti vi dico se prima o dopo Natale. Però iniziamo da qualcosa di piccolo, costato veramente poco. A solo 1 euro in edicola, la statuetta, action figure vogliamo, di Ryu di Street Fighter. Cavolo, per 1 euro questa è fatta veramente bene. Vorrei giusto mostrarvi una piccola differenza. Ora, non voglio dire chi è che produce queste statuette, ma chi ha prodotto questa di Ryu, che è fatta anche esteticamente e nei dettagli molto bene, ha prodotto questo obbrobrio di Naruto. Cioè, lo vedete com'è fatto male, ma proprio maronna cara? E giusto per rimanere in tema statuette, questa statuetta di Overwatch, Cute but Deadly di Halloween di Hanzo, Demon Hanzo nello specifico, mi è costata veramente un cazzo, l'ho presa, guardate un po', durante Halloween. E per non farci mancare nulla nel periodo natalizio, ho comprato allo stesso prezzo Frosted Zarya, allo stesso prezzo, e beh, carine, devo essere sincero, Hanzo mi interessava un po' di più. Zarya in realtà l'ho presa perché era lì abbandonata al suo triste destino, ho detto: ma sì, ascolta, una di Halloween, una di Natale, me le porto a casa. E continuando con le statuine, e poi abbiamo finito, passiamo a delle statuine, tra virgolette, della Nintendo. L'amiibo del Villager e l'amiibo del Wii Fit Trainer. E c'ha un piccolo buco nella maglia ad altezza tetta, però fa niente. Più, inoltre, lo Skylander amiibo di Bowser, appunto di Skylander. La cosa figa di questo è che girando questa manopolina passiamo da amiibo a Skylander. E ovviamente io lo uso solo sugli amiibo, ma allora, devo essere sincero, essendo una roba comunque esclusiva, è interessante, è molto bella. Inoltre è l'unico amiibo di Bowser che possiedo. E ora passiamo al regalo di Natale della mia ragazza, che in questo momento sta guardando Amici ed è per questo che sto registrando questo video. Il suo regalo di Natale è stata la Platinum Collection di Evangelion. Grazie, amore mio, ti amo. Per chi volesse saperlo, questa è la numero 2861 su 5000. Al suo interno troviamo tutta la collezione con copertina in cartone di Evangelion, la serie originale. È difficile tirarli fuori, io ho paura di rovinarli. Dentro ogni cofanetto troviamo il disco con da 2 a 4-5 episodi, dipende dal disco. Tipo nel primo troviamo i primi 4 episodi, nel quinto ne troviamo 3 e nel settimo ne troviamo solo 2. Oltre a tutti quanti i DVD con una copertina diversa, molto belle, molto wow, veramente grazie, perché una roba del genere averla in una collezione per me significa tantissimo. Troviamo anche l'enciclopedia di Evangelion con informazioni su tutti quanti, personaggi, episodi, angeli, Eva. Wow, non la voglio toccare troppo perché ho paura di rovinarla. Infine, cartoline con tutte quante le immagini appunto dei cofanetti. E come ultima cosa, un poster che poi diventa anche la copertina della Platinum Edition classica, la versione che tutti possono avere. E questo lo mettiamo via. Tra gli altri acquisti prima di Natale,
Come potete vedere, lì c'è un nuovo mobiletto, cosa che forse vi ho già fatto vedere, ed è costato solo 13 euro all'IKEA. Bello, nero, ci sta da Dio, è della misura perfetta per quell'angolino. Nulla ci si sarebbe mai incastrato se non quel mobiletto. E continuando a parlare di film, DVD e Blu-ray, che tra l'altro si vanno ad incastrare in quel buco che vedete lì, come vi ho già detto in altri episodi, sono un fan della serie Doctor Who e da un po' di tempo ho introdotto in questo mondo anche la mia ragazza. All'inizio avevo preso i DVD delle prime 4 stagioni, poi con delle offerte che abbiamo visto online abbiamo detto: ma se ci prendiamo i Blu-ray, che comunque costano uguale a DVD in questo momento e si vedono meglio. Ecco perché abbiamo ripreso dalla prima fino alla nona stagione, la decima ce l'avevamo già e ve l'ho già mostrata, tutte quante le stagioni, appunto dalla prima fino alla nove, di Doctor Who. La prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima, lo speciale del cinquantesimo e la nona, che è ancora impacchettata. Ma vi direte, dov'è la ottava? In questo momento si trova a casa della mia ragazza perché gliel'ho lasciata per guardarla, visto che in questo momento siamo in lockdown. E come potete vedere, ancora dalla prima alla quarta sono ancora incelofanate, perché appunto le prime 4 stagioni le abbiamo viste in DVD. Però chissà, un giorno che ce le rivedremo ancora, le rivedremo con una qualità migliore. E questi li mettiamo via. C'è ancora dello spazio lì su quel mobiletto e quindi abbiamo detto: visto che siamo con 3 Blu-ray del dottore, prendiamo un altro Blu-ray di qualcosa di nuovo, qualcosa che ancora non abbiamo visto. Il Blu-ray edizione limitata di Rick e Morty, ancora in celofanato perché prima finiamo di vedere il dottore. Andiamo piano piano a riempire tutti quanti i buchi di quel mobile. Lì, in prima posizione, vedete che ci sono tutte quante le scatole dei giochi del Game Boy Advance. Il Game Boy Advance, purtroppo, da bambino costavano i giochi e non potevo certo comprarmeli da solo, quindi non mi sorprende che io ne abbia pochi. Ecco perché adesso ne sto recuperando un po'. Peccato che molti siano senza custodia, però per un fortuito caso ho trovato questi due giochi del Game Boy Advance ancora scatolati integri. Peccato per la colla di merda che mettevano sempre su ste cazzo di scatole, che ha che nervoso, guarda che tutto rovinato per colpa della colla, anche questo, guarda, tutto quanto segnato. Maledizione a voi, che Questo qui è SSX Tricky, un bel gioco che ho anche per PlayStation 2 e a me ha divertito tantissimo. Peccato che questo gioco sia in francese. Perché? Però vabbè, sinceramente mi cambia poco, l'importante in questo momento è la scatola. Mentre l'altro è il gioco dei Fantastici 4. So che non c'entra niente con i Fantastici 4, ma io una volta i miei mi avevano regalato anche il gioco con la scatola ovviamente di Daredevil, il primo film. Era una merda quel gioco, ma cazzo, a pensarci adesso, cioè con la mente di adesso del collezionista, mi dico che sono stato stupido a venderlo. Però da bambino uno vende e ricompra per prendersi altri giochi migliori, non ci va a pensare: che bello, potrei collezionarlo. Sotto i giochi del Game Boy Advance, non per una questione di gusto ma per questione logistica, ci sono i giochi della PS1. Anche lì stesso discorso, io ho iniziato a comprare, quando me la regalarono, subito i giochi della PS2, la PS1 già dai mercati iniziava a scomparire. Quindi piano piano anche della PS1 sto cercando di recuperare qualcosa, tra cui questo, che è un gioco dell'infanzia che ho regalato alla mia fidanzata questo Natale, della sua infanzia per la precisione, ovvero la carica dei 102 Cuccioli alla riscossa, un gioco della Disney che devo dire l'ho provato prima di regalarglielo, metti caso che non funzionava, e wow, per essere un gioco della PS1 molto semplice, comunque un gioco Disney molto semplice, è davvero molto bello, molto molto bello. Chissà che magari un giorno non lo porterò sul canale. Parlando di regali e pacchetti, ecco 3 pacchi che mi sono arrivati. Partiamo da questo che è il più recente. Questo qui è l'ultimo pacco che mi è arrivato e ho deciso di comprare questo gioco dopo che abbiamo visto il film durante Natale a casa della mia ragazza. Ecco a voi il gioco della PS3 di Piovono Polpette. Devo essere sincero, prima di averlo visto questo Natale, il film non l'avevo mai visto. E wow, è stato veramente interessante, talmente tanto che ho detto: se il film è così carino, chissà com'è il gioco.
Lo scopriremo un giorno, ve lo prometto, lo porterò. E la prima busta ci saluta. La seconda busta, che arriva dalla Germania con tanto di cartolina grazie di aver comprato da noi, è un gioco che nel 2010 io ho scaricato, lo ammetto, e a quel tempo io ascoltavo questa musica e sì, a quel tempo andavo a ballare questa musica. Questo, signori miei, è il gioco della Tectonic World Tour. A parlare nel 2021 di Tectonic mi sento vecchio, ma per chi non lo sapesse, era un genere musicale che andava durante il 2010-2009 e ha spopolato tantissimo, ovviamente, e come ogni altro genere musicale nuovo, dopo tot tempo è morto lì. Ma per me, che a quel tempo questo gioco comunque mi piaceva e la ballavo questa roba, non potevo esimermi dall'averlo comprato questo gioco. C'è un piccolo problema che vorrei sottolineare al compratore. A parte che c'era scritto che sarebbe arrivato ancora impacchettato perfetto. Questo non è impacchettato perfetto, ma con il pacchetto originale. A me questo sembra un pacco risigillato. Basta vedere questi sgrizzoli qui per capire che non mi sembra quello originale. Tant'è anche perché di solito i giochi Nintendo hanno una striscia con scritto Nintendo che strappi e apri. Ora, il pacchetto è rovinato comunque. Io proverei ad aprirlo, ma vorrei evitare, detto sinceramente. Tanto questo gioco non lo toccherò, non lo toccherò mai più, perché è un pezzo da collezione per me. Non tanto il gioco in sé, ma è un pezzo da collezione per me sentimentale, diciamo. E lo mettiamo via. Con che coraggio potrei mostrare quel gioco a qualcuno dicendo io a quel gioco ci ho giocato e mi sono divertito. Comunque, secondo pacchetto, ci saluta. Infine, terzo pacchetto, che è un pacco fatto tutto con lo scotch, cioè non si sono neanche impegnati, tutto con lo scotch. Questo è Xenoblade Chronicles 3D. Xenoblade non ci ho mai giocato, ecco perché ho detto devo comprarlo. Non ho una Switch per giocare la versione remastered, quando ce l'avrò ci giocherò. Però per adesso mi accontento della versione 3DS che, beh, questo ha la scatola nera perché è solo per il New Nintendo 3DS che c'ha la levettina analogica extra. E parlando di queste confezioni nere, ecco un altro gioco sempre per il New Nintendo 3DS, Fire Emblem Warriors, pagato 9 euro prima di Natale. Ho detto, ok, sembra interessante, non ho mai giocato un Fire Emblem. Esperienze nuove, insomma, con tutti sti giochi che non ho mai provato, questi due, questo, tutta roba nuova, insomma. E anche il terzo pacchetto fatto di scotch ci saluta. E questi li mettiamo via. Continuando a parlare, appunto, di 3DS, ecco altri giochi del 3DS. Alcuni nuovi, altri già conosciuti per me. Altro gioco che non ho mai provato, Yo-Kai Watch. Nuovo costava 5 euro, poco prima di Natale. Ho detto, cazzo me ne frega, per 5 euro, tanto vale prenderlo. Mentre i prossimi due fanno parte di una saga che vi ho già mostrato, di cui uno dei giochi che mi mancava vi ho già mostrato negli episodi precedenti, ovvero Mario e Luigi, Dream Team Bros e Paper Jam Bros. Allora, come ho già detto, le versioni per 3DS hanno perso molto, sia a livello di storia sia a livello di difficoltà. Però sto giocando in ordine cronologico, prima questo e poi questo, e ok, sì, mi sta piacendo perché il gioco comunque mi è sempre piaciuto, la serie di Mario e Luigi. Però questo è molto semplificato e come ho già detto, Bowser Inside Story, la versione 3DS, e Mario e Luigi Superstar Saga, sempre per il 3DS, li hanno semplificati veramente tanto. Questo era ancora una via di mezzo in cui era semplice, però qualcosina c'era, c'erano le idee del 3DS, però niente di troppo espanso. Mentre questo aggiungono un terzo personaggio, come era stato appunto per Fratelli nel Tempo, mentre lì c'erano i due bambini, qua adesso c'è Paper Mario. E non conosco nulla di questo titolo, a differenza di questo qua che bene o male comunque lo sto giocando. E quando finirò quello lì sarò curioso di provarlo. Ultimo titolo del 3DS, Scribblenauts Unlimited. Questo gioco l'abbiamo fatto anche in live tempo fa,
sul sito Viola. E questo gioco mi ha spinto anche a prendere la sua versione DS, come per molti altri titoli che vi ho già mostrato qualche tempo fa, senza confezione, ovvero Super Scribblenauts. Volevo infilarlo qua dentro per lasciare tutto quanto assieme, però lo lascerò così, quindi libretto da una parte e gioco nella solita scatola, questa qui per intenderci. Ho una mezza idea in un prossimo futuro di comprare confezioni vuote dei giochi del DS e del 3DS che non hanno appunto una custodia, stampare le varie custodie e infilarcele dentro. Però per adesso è un progetto fine a se stesso. E anche l'ultimo gioco del 3DS a casa sua. Eccoci arrivati alla pila finale e prima di passare agli ultimi CD veri e propri, voglio mostrarvi un nuovo acquisto manga preso il 23 dicembre. Per questo acquisto devo ringraziare il Trono del Muori che con i suoi riassunti mi ha fatto venire voglia di comprare un altro manga. Grazie, altri soldi che se ne andranno, però se ne andranno per una buona causa. Berserk Collection, la ristampa del manga fumetto originale di Berserk, che beh, non costa neanche tanto, 5,50€. Non vedo l'ora di comprare tutti gli altri numeri e di leggerli, perché la storia di Berserk comunque è interessante. I film che hanno fatto tagliano molti pezzi, come ha detto il Trono del Muori, quindi sono curioso di vedere quei pezzi tagliati. E questo nei manga. Ed è arrivato il momento di concludere il tutto con i CD. Tutti questi CD sono PlayStation. Non vado in ordine cronologico, ma partiamo subito dalla PS3. Qualche tempo fa in altri episodi vi ho mostrato dei promo disc, che sono dei dischi che davano i negozi per far provare i titoli alle persone. Bene, per questo titolo devo ringraziare la mia ragazza che mi ha preso il promo disc di Kingdom Hearts 2.5 Remix. Grazie davvero, perché ok, questo titolo di sicuro non mi manca, come saprete, ma beh, avere un promo disc di Kingdom Hearts vale solo questo, veramente, cioè proprio non il CD in sé, ma proprio il fatto di averlo. E continuando con i promo disc, questo gioco è stato molto difficile da trovare, non il promo disc in sé, ma il gioco stesso, visto che confezionato non si trovava. E per puro culo, guardando altri promo disc, mi è passato sotto mano, sott'occhio in realtà, questo Madagascar 3 per PS3. Ho già controllato, sì, è in inglese, ma nel gioco è in italiano. E questo ci porta alla meraviglia che adesso stiamo registrando, Madagascar 2. Allora, io ho delle buone aspettative per questo, serio. Ma per questo io non mi aspettavo che fosse un immondezzaio vero e proprio, santo cielo. Continuando con la PS3, questo titolo l'ho trovato a un mercatino dell'usato, miei soliti giri. Deadpool. Anche questo titolo esiste per PS4, ma beh, sinceramente il gioco è bello. Il gioco è bello, l'ho visto al tempo di uscita, mi era piaciuto, quindi l'intenzione di comprarlo c'era. Quando comprai la PS4 al Games Week, c'era anche questo titolo a 10€ nuovo, per PS4 appunto, ma nel momento in cui io sono arrivato a pagare la PS4, di questo titolo non ce n'erano più, perché giustamente per 10€ dici, beh, quasi quasi lo compro. Anche io avevo pensato così e anche io, come molti altri, non sono riuscito a prenderlo. Però adesso ce l'abbiamo in collezione. E parlando di collezione, già negli altri episodi vi ho mostrato la collezione dei giochi di Tekken. Beh, per 5€ ho trovato anche Tekken 6. Non c'è niente da dire, molto bello, finalmente anche il sesto numero ce l'abbiamo e beh, sembra interessante come tutti gli altri giochi di Tekken. Ultimo gioco PS3, questo titolo ammetto che non credevo che l'avrei mai trovato in un negozio, ma il Sega Mega Drive Ultimate Collection, una collezione epica con 40 giochi, eccola qui. Questa qui appunto è una collection di giochi del Sega Mega Drive che partono da Sonic the Hedgehog 1, 2, 3, Street of Rage 1, 2, 3, Echo the Dolphin 1 e 2, io non sapevo esistesse il 2, Sonic Spinball, madonna, e altri grandi classici. Chissà quali classici ci sono qua dentro. Però per adesso
li mettiamo a tacere. Ora, dalla 3 alla 4, questo titolo già lo sto portando sul canale, l'ho già finito e mi sta piacendo un sacco, veramente. Persona 5 Royal Steelbook Edition. L'ho preso durante Prime Day, non ve l'avevo mostrato perché non ho fatto altri video di questa serie, ma il gioco è veramente meraviglioso. Volevo veramente comprare la Steelbook piuttosto che l'edizione normale perché wow. E beh, seguitela sul canale perché mi sta piacendo un sacco. Comprando un regalo di Natale per mia madre, mi sono fatto un regalo con quello che era rimasto dei soldi di quel regalo e mi sono preso il Player Hit di Horizon Zero Dawn Complete Edition, quindi con tutti quanti i DLC. Il gioco è valutato 10 su 10 e 9.2 su 10 con 5 stelle da molti punti. Sembra interessante, ma il gioco io già ce l'avevo, me l'avevano regalato al tempo, ma non avevo voglia di comprarmi un Season Pass, sinceramente, o comunque il DLC singolo, sinceramente costava di meno che comprarsi il gioco intero con tutto quanto, quindi grazie di tutto, ma non mi servi più. Ora un'edizione completa. Altro gioco confezionato che non ho ancora toccato, ma non costava veramente un cazzo nuovo, Mass Effect Andromeda. Tutti l'hanno aspettato questo titolo e tutti ne sono rimasti delusi. Ok, però vabbè, per pochi euro io l'ho preso. Altri due titoli che non ho mai giocato, La Terra di Mezzo, L'Ombra di Mordor, Game of the Year Edition e Dishonored 2. Sinceramente presi nello stesso negozio in due tempi diversi perché costavano poco, ma sto iniziando ad avere un mezzo interesse nel giocare questo, mentre questo vorrei giocare prima il primo capitolo, che già mi interessava al tempo della PS3. Gli ultimi due titoli, PS4, Ghost of Tsushima, che era in uno sconto incredibile, ma non avendolo mai provato, giocato o visto, ho chiesto consiglio e ho detto, oh, me lo compro questo? E tutti mi hanno detto, guarda, per quel prezzo, prenditelo. Mentre questo, J-Star Victory versus per PS4, è un titolo che abbiamo già visto su questo canale perché ce l'ho anche per PS3, ma la versione PS4 è scomparsa, ma proprio, madonna mia, è scomparsa, manco avesse la peste dall'umanità, ed è introvabile. Per fortuna ho avuto culo e l'ho trovato. E concludiamo questo video con questi ultimi tre titoli PS2. Paperino Operazione Papero, un vecchio gioco per PS2 che c'era appunto anche per PS1 e se non sbaglio anche GameCube. Taz Wanted, che per puro culo in realtà ho trovato con la confezione quando poi ho trovato anche il titolo, prima di questo ovviamente, senza custodia, e ho detto, beh, lo compro visto che c'ha la custodia e quello senza custodia lo venderò. Ed infine questo, che non sono sicuro in realtà se ve l'avevo già mostrato, ma nel caso comunque, Dragon Quest 7, l'Odissea del Re Maledetto, titolo della serie di Dragon Quest. Questo è uno dei titoli storici appunto del franchise e beh, nella collezione. Signori, questo video probabilmente durerà un sacco. In realtà non lo so perché per adesso è quasi un'ora che sto registrando, ma in fase di montaggio magari stringo molto di più. Però come sempre vi rigiro la domanda, questa volta a tema natalizio. Voi avete ricevuto o vi siete comprati prima o dopo Natale qualcosa di nuovo? Scrivetemelo pure qua sotto nei commenti. Signori, vi ringrazio come sempre per aver seguito questo video. Vi ricordo che in descrizione trovate il link per trovarmi sul sito Viola. Vi ringrazio come al solito e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!